Cavaliere Mazzoni, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un aiuto fondamentale, ovvero le mani del cavaliere e delle redini. Le mani hanno moltissime funzioni, tra cui chiedere contatto, flessione, aiutano per chiedere la direzione, cedono, premiano, contengono il movimento e seguono la bocca del cavallo. Io oggi ho utilizzato questa testiera con doppie redini per farvi vedere come impugnare anche le redini in una situazione in cui ne avete due. La cosa più importante è prima di tutto impugnarle nella maniera corretta, ovvero devono stare tra l'indice e l'anulare. Il pollice deve chiudere sopra la redine e essere rivolto verso l'alto e ci deve essere una linea dritta tra bocca del cavallo, mano del cavaliere e gomito, che deve essere aderente al corpo. Tra gli errori più comuni c'è quello di girare i pollici verso l'interno, farli guardare uno con l'altro. Questa posizione però tende anche a farci allargare un pochettino i gomiti, quindi bisogna essere un po' concentrati e precisi, soprattutto all'inizio, per tenere la posizione corretta. Un piccolo esercizio che vi consiglio se avete questo difetto appunto girare i polsi è quello di impugnare un piccolo bastoncino tra i due pollici. Eccolo qui, ho appena recuperato un piccolo bastoncino. Facendo questo esercizio vi allenerete, diciamo, a tenere per forza di cose i pollici verso l'alto. È un pochettino scomodo nel momento in cui dovete girare, però è un buon esercizio da fare anche magari ogni tanto, 10 minuti al giorno, che ci permette di tenere le mani nella giusta posizione. Quando si impugnano le redini, il fiocco, che è la parte finale, si infila all'interno tra la redine e il collo del cavallo, in modo che non sbatta eccessivamente sul collo del cavallo. C'è anche un altro modo di impugnare le redini, che è quello chiamato a ponte, diciamo, che io uso magari se il cavallo è un po' forte o se tende a sfilarmi un pochettino le redini, che consiste nel prendere le redini due volte nello stesso pugno. In questo modo, se il cavallo è forte e nelle girate magari tende a sbeccare e a farvi allungare le redini, avete un contatto un po' più saldo, siete un po' più forti con le mani in sella. Oppure se siete in una situazione in cui dovete tenere le redini con una sola mano, il modo corretto è questo qui. Praticamente una mano tiene la redine correttamente, l'altra mano gliela passa e le redini vengono tenute in questo modo. Il mignolino divide una redine dall'altra e tutte e due le redini sono impugnate nel pugno, con la mano sinistra e con la mano destra stessa cosa. Nelle situazioni invece in cui dovete impugnare due redini, la prima va impugnata normalmente, la seconda invece va impugnata passando sotto il mignolo, in questo modo qui. Sarete voi poi a decidere quale redine passare sotto il mignolo, se quella del filetto o se quella della leva. Se state usando una briglia invece da dressage, il filetto verrà impugnato sempre sotto il mignolo, mentre la briglia tra il mignolo e l'anulare.
ovvero se immaginiamo ipoteticamente che questa fosse una briglia, questo è il filetto e questa è la redina della briglia, le devo impugnare al contrario di quello che vi ho fatto vedere adesso, ovvero filetto sotto e briglia sopra, e le redini devono incrociarsi in questo modo qua. Perché? Perché nel momento in cui la posizione del cavaliere è corretta, i pollici verso l'alto, il contatto principale è sul filetto, perché facendo questo movimento qui leggero delle mani, il contatto viene appunto maggiormente sul filetto. Ci sono tre azioni elementari che compiono, diciamo, le redini. Il cavaliere compie attraverso le redini. La prima si chiama redine diretta, ovvero quella che usiamo per rallentare, facendo anche un alt, è quella che agisce in modo diretto, come dice il nome, e serve appunto in tutte le situazioni in cui dobbiamo rallentare. La seconda invece è la redine di apertura, ovvero quando voglio girare e apro le redini nella direzione in cui voglio andare. Mi raccomando, una cosa molto importante che spesso vedo fare: quando volete girare è importante aprire la redine verso il nostro ginocchio e non tirare verso di noi, perché è un'azione sbagliata. Quindi nel momento in cui voglio girare, pollice in su, redine che si apre verso il mio ginocchio e il cavallo gira correttamente, la redine viene usata correttamente. Il terzo tipo di azione è quella di contenimento, che ci serve appunto per contenere il cavallo nel movimento. Ad esempio, se voglio fare adesso una accessione alla gamba verso sinistra, apro la redine sinistra, redine di apertura sinistra e redine di contenimento destra, che chiederà delle piccole mezze fermate per spostarsi verso sinistra. Ci sono poi altri tre tipi di azioni delle redini un po' più complicate, che sono la redine d'opposizione, la redine contraria d'opposizione e la redine contraria d'appoggio. Sono argomenti abbastanza difficili da spiegare in un video, quindi se siete interessati e volete saperne di più, vi invito a cercare un po' di materiale su internet o a chiedere al vostro istruttore. Una delle azioni fondamentali delle redini è anche quella di dare il giusto appoggio alla bocca del cavallo. Quello sta tutto sicuramente nella sensibilità e nell'esperienza del cavaliere. Adesso parto al trotto e vi faccio vedere in pratica un po' i tipi di redini e come utilizzarle al meglio. Allora, in questo momento sto utilizzando la redine d'appoggio. Come vedete, Madonna è appoggiata al filetto in maniera molto fluida. Redine diretta, rallento e transizione al passo. Faccio una transizione al trotto, redine di apertura e giro verso l'interno, faccio un piccolo circolo. Redine di apertura, redine destra di contenimento, leggera redine di apertura sinistra e vado in cessione alla gamba sinistra. Redine di apertura destra, entrambe redini dirette e transizione al passo. Ci sono diversi tipi di redini in commercio,
Le mie preferite sono queste qui della Prestige, che sono in gomma con le tacchette in modo che scivolino il meno possibile e sono veramente morbide, vedete, morbidissime. Se poi devo usare, come in questo caso, le doppie redini, le redini che metto sulla leva sono sempre più sottili in modo che stiano bene in mano, non siano troppo grosse, e hanno anche queste un leggero strato di gomma all'interno e le tacchettine. Le trovate tutte e due sul sito ufficiale della Prestige, vi lascio qui sotto il link. Mentre vi consiglio sempre di usare anche i guanti, ovviamente. Questi qui sono i Macquet, che credo siano il brand migliore in commercio, e li trovate sul sito orsenspro.com. Questo qui è il modello estivo, infatti nella parte qui frontale è tutta retina leggera. Bene ragazzi, adesso qualche consiglio random sull'uso delle mani, la mano del cavaliere sulle redini. Al passo la mano del cavaliere deve seguire il basculamento della testa del cavallo e essere morbida, appunto, come state vedendo, e fare un po' questo movimento per permettere al cavallo di camminare nella maniera corretta. Al trotto invece la testa del cavallo è ferma, quindi anche le nostre mani devono essere ferme. Molto spesso vedo questa situazione, ok, che quando mi alzo si alzano anche le mani. No, è scorretta. Al trotto mi alzo io, ma le mani devono stare ferme. Al galoppo ci sarà un leggero comunque movimento delle mani, perché la testa del cavallo al galoppo si muove leggermente, però senza esagerare. La posizione corretta quando siamo seduti è poco sopra il garrese, ci deve essere una distanza tra una mano e l'altra di circa la larghezza della bocca del vostro cavallo. E se invece siamo in campagna, decidiamo di galoppare sull'inforcatura, io vi consiglio sempre di tenere le redini leggermente più corte e le mani bene in avanti. Questa posizione delle mani sull'inforcatura, questa posizione delle mani quando si galoppa seduti. Come dicevo prima, le mani possono anche cedere e premiare il nostro cavallo. Io cerco sempre di premiare con la redine interna, in modo che la redine esterna d'appoggio sia sempre presente, qualsiasi cosa succeda. E invece quando decido di cedere, che può essere anche quello in sé un premio per il nostro cavallo, magari chiedo una flessione, come in questo caso, lei me la dà bene, cedo e faccio una carezza. Mi raccomando, dovete sempre tenere presente che la bocca del cavallo è una parte molto sensibile. Se tendete a essere dei muratori a cavallo, a smanacciare troppo, dovete concentrarvi nel tenere le mani più ferme possibile ed essere anche il più gentili possibile, perché un esempio che mi è stato sempre fatto è che se io tiro, anche dall'altra parte il cavallo tira, quindi si crea tensione ed è un po' una ruota senza fine, tutti e due tirano, ma se io cedo, di conseguenza il cavallo non può tirare perché non ha niente su cui appendersi e tirare. Quindi è molto importante essere sensibili e cedere nel momento giusto, in modo che il cavallo pian pianino col lavoro si può alleggerire sul filetto e non diventare sempre più pesante. Un altro errore che vedo spesso, ma che è grave, è quello di chiedere il contatto con la bocca del cavallo in questo modo, facendo destra e sinistra con le mani. Provate voi a camminare dritti con la testa che va a destra e sinistra così. Dopo un po'
vi gira la testa, quindi per chiedere il contatto con la bocca del cavallo non bisogna fare destra e sinistra, assolutamente vietato, ma redine di appoggio esterna, flessione, redine leggera di flessione verso l'interno e il cavallo è già nell'appoggio e nel contatto corretto. Se poi volete lavorarlo un pochettino, la redine esterna resta sempre fissa e tiene sempre un appoggio costante, mentre la mano interna gioca un po' aprendo e chiudendo il pugno per chiedere flessione, chiedo e cedo, chiudo il pugno, chiedo e poi cedo. Mi capita molto spesso poi di vedere persone che tengono le redini tenendo aperte le ultime due dita o anche solo l'ultimo mignolino, così. È una cosa che sconsiglio di fare anche perché è alquanto pericolosa, nel senso che se per sbaglio il cavallo fa un movimento brusco o noi con le mani andiamo a sbattere contro il collo del cavallo, rischiamo fratture delle dita, che si insacchino le dita o che si spacchino le unghie. Comunque è una situazione pericolosa, quindi mi raccomando, sempre bene pugni chiusi sulle redini. Un altro errore da evitare è quello di passare la mano al di là della criniera per chiedere ad esempio di andare a destra, allora faccio così con la mano sinistra, o voglio andare a sinistra, faccio così con la mano destra. No, dovete pensare che la criniera sia come un muro, la mano destra sta a destra, la mano sinistra sta a sinistra. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero di non avervi annoiato troppo con questi discorsi molto teorici, ma sono molto importanti, e vi aspetto per il prossimo episodio la settimana prossima. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao ciao!